Le faide non c'entrano nulla con la struttura dell''ndrangheta. Le faide sono un fatto di sangue. È il sangue che chiamiamo sangue. Tu ammazzi mio figlio e ti ammazzo l'altro, eccetera, eccetera. E allora, cosa è accaduto lì? Duisburg è stato un grave errore per l''ndrangheta. Ed infatti, dopo quell'errore, la faida è stata... Sono stati uccisi sei giovani a Duisburg. Il 15 agosto, la mattina verso le 6, mi chiamano dalla Germania. Dice, dottore, è successo questo? Dice, venga in Germania. Vado lì e vedo che nel portafogli di uno dei ragazzi c'era un'immagine di San Michele Arcangelo con la testa bruciata. San Michele Arcangelo è il protettore dell''ndrangheta. E i riti di affiliazione si fanno con l'immagine e anche la Polizia di Stato. Infatti quest'ora stiamo studiando se è stata prima la Polizia di Stato o prima l''ndrangheta ad adottare San Michele Arcangelo come protettore. E allora stiamo vedendo questa... Dico... No, più che altro bisogna capire per chi parteggia San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo. E allora... Vediamo poi in base al risultato finale. Dico, se c'è questa immagine di Michele Arcangelo, questo giovane è stato battezzato qui in questo locale. Entro dentro il locale da Bruno e vedo un grande tavolo, una credenza e sopra la credenza una statua di San Michele Arcangelo. Dico, guardate, qui si fanno le riunioni di 'ndrangheta. Mettiamo delle microspie nei locali pubblici. No, cioè non è possibile in Germania mettere microspie nei locali pubblici. E dico, allora come facciamo? Come facciamo a capire, a trovare il filo d'Arianna? E poi andiamo nella sede del BKA e incomincio a sentire delle intercettazioni di italiani e sento locale. Ricordate che il locale non è il magazzino, il locale è la struttura, quindi qui ci sono delle quindi qui è radicata l''ndrangheta. E la situazione è sfuggita di mano, perché io proprio 10 anni prima ero andato a dirgli guardate che qui c'è l''ndrangheta e non mi hanno ascoltato. Dico ora qui avete i locali. La faida, la strage è culminata il 15 agosto. Il 2 settembre, in occasione della festa della Madonna di Polsi, che è un santuario mariano a un'ora da San Luca, dove è un santuario molto frequentato, pensate che sono circa 40.000 fedeli l'anno, e tra questi 40.000 fedeli ci sono migliaia di 'ndranghetisti che vanno per la devozione della Madonna. Perché anche sono molto fedeli, sono molto devoti alla Madonna di Polsi. E in quella settimana l'elite dell''ndrangheta chiama i vertici delle due famiglie, Nirta Strangio da un lato, Pelle Votteri dall'altro, li fa sedere attorno a un tavolo e li obbliga alla pace. Perché dice no, non ci possiamo permettere questo lusso. Se voi avete dei problemi, risolveteli in Italia, ma non all'estero. All'estero si fa business, si fanno affari. All'estero dobbiamo vendere cocaina e riciclare i soldi della cocaina, ma niente morti. Ed infatti poi è stata istituita dal crimine di San Luca una figura di 'ndranghetista che vive in Germania come soggetto, come termoregolatore, come sensore nel caso in cui tra famiglie o tra blocchi di famiglie dovesse succedere qualcosa, dovesse esserci tensione, perché un'altra Duisburg non ci potrà essere, perché ne va della credibilità, dell'immagine, del buon nome dell''ndrangheta, ma soprattutto dei soldi, soprattutto del business. Quindi le faide fanno saltare il banco. Al codice